a te e a tutti ragazzi da Giochino 979 in questo nuovo video. Allora, sarà piuttosto breve, si tratta semplicemente, scusate, lo prendo, dell'unboxing del navigation controller per Move. Poi vi dico con precisione. E ragazzi, velocemente direi che vi mostro dei cambiamenti che ho fatto in camera, perché ho girato il vlog appunto sulla mia stanza. Poi, siccome mi è stato consigliato dal mio collega amico Ricky di tenere comunque i giochi nella stessa stanza dove ho la console, perché in effetti fa più porca figura, diciamo, comunque anche più comodo, il giorno dopo, se non sbaglio, proprio il giorno dopo ho deciso di fare questo cambiamento. E quindi adesso andiamo a vedere, ragazzi. Ecco qua, come potete vedere, vabbè, questo è il posto dove c'è la TV, e qui sotto ho messo appunto, vabbè, c'è la PlayStation 2, ho messo i giochi del DS, i giochi per PlayStation 1, quelli che potete vedere, le guide, insomma, e quelli per PC e per PSP. Sotto ho sistemato un po' meglio, e ci sono i Game Informer lì, Play Generation. E andiamo adesso adesso ho messo un attimo il casino sopra i giochi, aspettate un attimo ragazzi, ecco fatto, a posto, ok. Ho spostato un attimo il casino qua per liberare la scrivania, ma non avevo immaginato che dovessi mostrarvi. Ed eccoci qua ragazzi, sulla libreria, insomma, che adesso è diventata il posto per i miei giochi. Qui sotto, mi allontano un pochino così magari lo vedete, qui sotto appunto, vi lì ricordate c'erano libri, insomma quaderni e cose di tutto questo genere. Quindi qui sotto ho messo i miei giochi per PlayStation 2 con la toy ben sopra, e qui sopra i giochi per PlayStation 3, ovviamente. Quindi ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo e andiamo all'unboxing. Eccoci qua ragazzi, scusate la pessima illuminazione, ma meglio di questo non riesco proprio a fare. Allora, quindi questo qui, come potete ben vedere, è il navigation, scusate la luce, navigation controller per Move, che ho acquistato proprio ieri al Media World. Il prezzo 11 euro ragazzi, l'ho pagato nuovo 11 euro. Veramente pazzesco. Vabbè, che dice qua dietro? Niente di esaltante, cose che già sappiamo. Non so come lo aprirò, perché queste confezioni sono antipatiche da morire. Ragazzi, veramente antipatiche da morire. Quindi, vi dicevo, non appena l'ho visto, cioè ci sono passata davanti per caso, perché il reparto insomma era sempre quello, però ci sono passata davanti per caso e mi sono avvicinata e ho detto, ma fammi vedere ma quanto può costare qui al Media World. Costava solo 11 euro, cioè 10,99 euro, che ovviamente io dico direttamente 11 euro. Ragazzi, una cosa pazzesca. Allora, spero di non tagliare, perché queste plastiche solitamente sono delle cose micidiali. Aia, ecco, già mi sono fatta mezza male. Ok, non ce la farò mai. Ok, e fu così che l'unboxing durò 3 ore praticamente. Addio, scusate ragazzi, vorrei evitare di far cadere la videocamera. Ok, dovrebbe esserci riuscita. Magari finisco di tagliare qua. Oddio. Allora ragazzi, nel frattempo che apro, voglio ringraziare vivamente tutti i nuovi iscritti, perché siete arrivati a 825 se non sbaglio, una cosa che non mi sarei mai aspettata. Eccoci qua ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente i mega pacchetti come al solito, delle istruzioni in 10.000 lingue, ovviamente li butto direttamente.
e se riesco, ok, eccoci qua, via plastica maledetta, niente da vedere ragazzi, la carta, ed eccolo qua, ce l'ho fatta, mio Dio. Allora, eccolo qua ragazzi, ovviamente con la levetta analogica premibile, i tasti direzionali, il tasto PlayStation Home, X, cerchio, L1, non so se riuscite a leggere, L1 ed L2 sono praticamente. E ovviamente questo è per completare il PlayStation Remote, quindi il remote, quindi si gioca con questo. Insomma, ho preferito comprarlo ragazzi perché venerdì pomeriggio mi sono messa a giocare a Killzone 3, che ha appunto la compatibilità con il Move, e non avendo questo dovevo tenere nella mano sinistra tutto il pad ragazzi, quindi tutto il joystick. In effetti la cosa pesa un po', quindi visto che l'ho trovato a 11 euro ragazzi, praticamente regalato nuovo, ho preferito prenderlo, così magari in futuro sarà molto più facile la navigazione. Idem, la stessa cosa insomma riguarda Heavy Rain, che adesso che appunto ha inclusa la modalità per il Move. Ovviamente stare a tenere tutto il joystick nella mano sinistra è un po' antipatico. Quindi ragazzi, allora, niente da aggiungere. Tornerò presto con un video acquisti, di sicuro. Sì, con un video acquisti, perché ho fatto un po' di acquisti. Non so se subito, non so se lo girerò subito, magari fine settimana prossima, non lo so. Nel frattempo spero di tornare con qualche gameplay, ragazzi. Vi chiedo scusa, ma ultimamente non ho molto tempo da dedicare ai video. Quindi, ragazzi, io e il mio navigation controller vi salutiamo. Un bacione, un saluto e guattai a tutti da Giochierina 979. Ciao!